Ciao ragazzi, scusate se in questi giorni sono, diciamo, stato un po' assente, ma ho avuto parecchi problemi e mi dispiace tantissimo. Però spero di riuscire a tornare adesso. Ho avuto parecchio da fare, ho avuto problemi a destra e manca. Sono stato via per lavoro, ma anche per alcuni eventi, diciamo. Quindi prossimamente arriveranno video inerenti proprio agli eventi in cui sono stato, un vlog per dirvi perché sono stato via e altro. Ma non è questo il momento, non è questo il momento. Il momento adesso è quello di fare una piccola recensione su un nuovo regalino che mi sono fatto. Un regalino molto potente, qualcosa di veramente favoloso. Signore e signori, vi presento lo Steam Deck. Stepping up to the competition. Only first place, and that's how I'm living. I'm with it till they digging up my grave. Eating all the things up on my plate. Game face when I step up in the place. I was born and when I watched the other day. Ma che cos'è lo Steam Deck? Lo Steam Deck è una sorta di Nintendo Switch, però un po' più potente. È un computer portatile, ma non è un computer portatile. È una console, ma non è una console. È tipo Balto, non è cane, non è lupo, sa soltanto quello che non è. In ogni caso, lo Steam Deck è quello che posso dire una macchina da guerra per il mondo del gaming. Perché unisce quello che dovrebbe essere una Nintendo Switch, quello che dovrebbe essere una console portatile, però con la potenza di un computer. Che cosa intendo con la potenza di un computer? Perché quello che ho in mano, come ho detto, è un computer portatile che va col sistema operativo Linux. Sistema operativo dove è salvato lo Steam OS, o il sistema operativo di Steam. Questa console è il meglio di entrambi. È il meglio di una console portatile come la Switch e il meglio di un computer. Ho testato molto questa console. Ce l'ho da lunedì e ho iniziato a testarla come non so cosa, con vari giochi, ho provato vari software, ho fatto un paio di prove e posso dirvi che questa console è da urlo. E se devo citare qualcosa per descrivere al meglio, una singola frase per descrivere al meglio questa potenza, questa frase è ideale. La potenza del sole nel palmo della mia mano. In ogni caso, beh, cosa posso dire? Non voglio essere troppo su dettaglio perché non sono un esperto. Non saprei i dettagli da poter specificare, il fattore dei controlli, il fattore delle impostazioni. Diciamo che non sono un esperto e da... vi faccio questa recensione da più che altro da cliente che non sa molto, da cliente che si è presa questa console per la portabilità, per poter giocare ai propri giochi, ai propri 700 giochi che c'è sulla libreria Steam ovunque. E quello che posso dire è che questa è la miglior console che io abbia mai provato. I controlli, i joystick che ci sono, il fattore del giroscopio per i giochi FPS, è tutto perfetto. Le impostazioni che ci sono per diminuire la grafica, per diminuire gli FPS, per aumentare la batteria, sono perfetti. Questa, come ho detto, è un'arma da guerra nel mondo del gaming ed è favoloso. È un'evoluzione, è un piccolo passo, però, perché non è ancora perfetta. O almeno è perfetta per questa generazione, ma non è ancora quella perfezione. Ci sono alcune cose che ho notato a differenza di una Switch, perché ho provato la Nintendo Switch e ha dei problemi, molti problemi. Alcuni di quelli sono un po' i joypad, i joystick. Diciamo che hanno vari problemi, ma questo invece riesce a... non so come poter dire...
ma riesce a tenere bene, riesce a essere controllabile il tutto. Non ha problemi come altre console che ci sono state nel passato. Oltre a quello, il fattore del touchscreen, il fattore dei touchpad, come se fosse un computer portatile. Come ho detto, anche quello del giroscopio. Diciamo che hanno migliorato moltissime cose. La Valve ha fatto molti errori. Ha provato a fare altre console come lo Steam Link e la Steam Machine, ma sono state console da lanciare perché non erano quello che la gente cercava, essendo che avevano creato queste console only internet, only streaming, cosa che in molti non la vedevano molto bene, soprattutto qua in Italia che abbiamo connessioni abbastanza non adatte per scaricare o per tenere in streaming. Ma la Valve ha continuato lo stesso a provarci, a provare a inventare nuovi hardware. L'ha fatto con il Valve Index, il VR che c'è in circolazione proprio nello store di Valve. E quello è stato wow. Ho avuto l'emozione di poter provare una cosa del genere e posso dirvi che è l'ottava meraviglia del mondo del VR. Costa tanto perché è molto costosa, ma ne vale la pena. L'altra cosa è stata anche lo Steam Controller, che lo Steam Controller è stato, sì, una bella prova. Da quello che mi hanno detto, lo Steam Controller era abbastanza economico, ma aveva dei suoi problemi. Aveva problemi proprio con i joystick, eccetera. E poi è arrivato questo. Questo è, diciamo, la prova conclusiva di Valve per vedere se sono adatti a fare gli hardware. E la prova è riuscita. Sono riusciti a migliorare i controlli dello Steam Controller, a prendere i feedback che davano a Switch e a riprodurli qui. Sono riusciti a migliorare la maggior parte dei giochi che sono qui. Ho provato moltissimi giochi della mia libreria. Alan Wake, Assassin's Creed Black Flag, Bioshock, Deathloop, Mass Effect, Half-Life. Half-Life è stato proprio aggiornato anche per questo. L'aggiornamento che hanno fatto di grafica, di menu, eccetera, è stato aggiornato proprio per poter giocare su questa console qui. E sia giochi vecchi che nuovi sono adatti. Sono totalmente adatti per questa console qua. Ma non è tutto oro quello che luccica, quindi non è perfetta questa console qua. Ha le sue imperfezioni. E la sua prima imperfezione che arriva è sulla batteria. La batteria è scarsa. Diciamo, se giochi a roba molto pesante, come ho detto, come Doom Eternal o Alan Wake, o giochi ancora molto più pesanti, come Elden Ring, la batteria scende e ti può durare fino a 2 ore. Dopo 2 ore devi tenerla sotto carica, o se no ti si spegne. Ma se andiamo di giochi meno pesanti, di giochi abbastanza leggeri come Spelunky, come Spiritfarer, sono stati giochi leggeri, e lì mi arrivavano a avere una bella durata, sulle 6 ore. Quindi se avete giochi leggeri riuscite a giocare molto bene. Questo però è l'unica cosa che mi fa dire, è un po' un problemino, si poteva risolvere. Sì, e la buona notizia è che si può risolvere, perché a differenza delle altre console, a differenza anche di una Switch, questa è smontabile. Dopotutto potrete smontarla e rimontarla come volete senza nessun tipologia di problema, anche se quelli della Valve assicurano, anzi chiedono di non smontare se non siete esperti, perché diciamo solo che nelle mani di persone che vorrebbero solo metterci mano senza sapere dove toccano, potrebbero avere parecchi. In ogni caso, questa qui è una console favolosa e allo stesso tempo un computer portatile niente male. Non dico che sia un qualcosa con RTX e altro, ma se volete giocare a giochi che variano, o almeno che volete giocare a giochi nuovi, come ho detto, come Elden Ring o come anche Deathloop o altro, a 30 fps lisci e portandovelo in giro, potete farlo tranquillamente, perché non ci vuole una grande grafica, non ci vuole una grande risoluzione, grandi FPS per potersi godere al meglio i giochi. Io l'ho presa proprio perché almeno posso utilizzare i miei giochi anche fuori casa, quando viaggio, quando sono a letto, quando sono in giro con amici e in quel momento dobbiamo aspettare qualcuno. È qualcosa di molto interessante questa console qua, perché riesce a tenere ciò che hai di solito su un computer anche fuori casa. Quindi
Il mio consiglio è, se avete intenzione di prendervi una console solo e soltanto per esclusive, la Switch fa per voi. Ma se volete una console che vi faccia giocare tutti i vostri giochi preferiti, senza nemmeno spendere soldi, perché magari li avete già spesi per la vostra libreria su Steam, prendetevi questa, perché è ottima. Detto, l'unico problema è la batteria, ma per il resto potete tranquillamente averci a che fare. In ogni caso, da Indie è tutto, ci vediamo alla prossima. Se questo video vi è piaciuto, lasciate una bella zampata sopra il mi piace e noi vediamo di ritrovarci al prossimo e fantastico video. Au!